Ciao gente, sono tornata. Non noterete questa cosa della mia assenza, ma io vi assicuro che tutti i video che ho caricato dal dedicato al fitness, ve lo lascio qua in sovraimpressione come sempre, io da lì non ho fatto più video. Questo perché ho trovato un lavoro. Io sono strafelice. Per chi magari non sa nulla, è una grande novità. Vi lascio comunque il mio link di Instagram, tra cui anche il secondo, perché sono due profili che utilizzo. Sta stranamente, fatemelo dire un pochino a bassa voce, sta stranamente andando tutto bene. Per la prima volta mi sento un po' agitata, perché ovviamente ho paura che possa finire questa cosa, però dall'altra, col fatto che venerdì scorso ho firmato e so che per almeno 6 mesi starò serena, cioè io gente sono contentissima, sono veramente contenta. Comunque, come vedrete, questo sarà un get ready with me. Scusate, ma la base già l'ho fatta perché sono andata a votare. Mi raccomando gente, andate a votare perché è importante. Proprio ieri stavo vedendo che su Facebook hanno postato questo, vi giuro, mi sono morta delle risate e al tempo stesso ho pensato, se ci avevamo uomini così, cioè penso che il mondo andava meglio, perché è veramente un bell'uomo questo qui, però va bene. Io ho fatto il mio dovere e adesso mi preparo perché oggi pomeriggio mi devo vedere con una coppia di amici. Come potete notare, ovviamente ho tagliato i capelli, sono contentissima. Avevo una bella massa, però ho detto no, li voglio tagliare. L'ho lasciati ovviamente un po' più lunghetti perché mi posso divertire a fare le onde come sempre. Diciamo che ho fatto quella cosa che ogni donna fa, che quando taglia i capelli si vuole alleggerire da tutto quello che ha passato, e io finalmente l'ho potuto fare. Partiamo innanzitutto dalla base. Allora, facciamo ordine gente, e avevo fatto tanti di quei video proprio per non lasciarvi soli e proprio per non abbandonare il canale, perché che quando ci si deve dedicare alla propria vita è capace di abbandonare YouTube per grande tempo. La fortuna di questo lavoro è che per fortuna ho il weekend libero, quindi mi posso dedicare non solo al corso inglese ma pure al canale, quindi posso tranquillamente fare queste cose. Fatemi dire che sto vedendo che vi state scrivendo in tantissimi, cioè grazie veramente. Fatemi dire che vado come sempre a fare le mie sopracciglia. Io adesso in bagno ho creato questo cestino di cose specifiche che sicuro vado a utilizzare, e come sempre utilizzo Nabla. Io adoro questo prodotto, anche se però qualche cosina ce l'ho da dire. È un prodotto che tende a fare dei piccoli grumetti. Non è che è tutto sto problema, però poi la mattina purtroppo mi trovo scomoda col fatto del lavoro, quindi dovrò trovare un prodotto che mi velocizzi a definire le sopracciglia. Quindi penso che oggi, col fatto che devo andare a Porte di Roma, vedrò di trovare un prodotto magari un po' più specifico, un po' più comodo. Io gran parte della mattinata, per quanto sono fortunata che, gente, io lavoro dietro casa, cioè 10 minuti a piedi, quindi quando mi ricapita, per quanto sono fortunata col lavoro vicino casa, però cioè ci metto tanto a prepararmi proprio per questo. Per la base, che cosa ho utilizzato? Ovviamente ho utilizzato il mio prodotto Pro Longwear correttore di macchie, che io amo follemente. Gente, io ho scoperto che mi hanno aperto anche MAC vicino casa a Via l'Europa, cioè non potete capire. E poi, quando, come sempre vi ripeto, quel correttore va lasciato asciugare un attimino, ho preso e ho messo lui, questo prodotto sempre di MAC, che è il famoso Studio Fix. Voi lo vedete chiarissimo, ma vi assicuro che è il mio colore perfetto. Mi dura tutto il giorno, cioè qualcosa di fantastico, è veramente ottimo. Fatemi dire che ieri sono stata da Sephora, ho acquistato loro. Ma perché solo io becco questi prodotti? Me lo spiegate? Cioè, allora, Zoeva è venduta da Sephora, però io Zoeva non l'ho vista ancora negli store, e ho trovato questo set di pennelli che io avevo visto e che mi piaceva da impazzire, perché vado matta per il Borgogna, è tutto questo. 10 pennelli che vi assicuro, 6 pennelli per gli occhi e 4 per il viso. Cioè, guardate che cos'è, è qualcosa, cioè i manici, gente, sono qualcosa di fantastico, sono solidi, robusti, bello. Poi mi piace perché hanno la copertura in plastica, quindi si possono mantenere. Io queste cose le vado a vedere, gente, lo so, è assurdo, ma lo faccio. In più, ieri, con il fatto che io ho finito le mie 2 maschere della Caudalie, sono andata a puntare su Glam Glow perché ne ho sentito parlare benissimo. Vi dico solo che
Avevo già acquistato quella bianca e mi sta piacendo. In più, la commessa è stata gentilissima, mi ha dato un campione della crema viso che sto amando follemente, gente. Io rischio di spendere 45 euro di crema viso, mai fatto in vita mia. Io non sono andata mai oltre i 20 euro. E in più ieri ho preso questo. Cioè, guardate che carina la confezione. Hello sexy. Cioè, è curatissimo. E questa è la crema, che è quella, la crema schiarente che aiuta a levare, ad illuminare un po' più il viso e, se ho capito bene, aiuta anche a levare quelle macchioline. Questo. Come sapete, avevo acquistato queste. Vi rimando al video. Volevo truccarmi sia con questa che con questa, perché me l'avete chiesto su tutte e due, però principalmente volevo truccarmi con la Burgundy, perché io per ora non l'ho ancora utilizzata, però in più vado a prendere Long Lasting di Kiko, proprio per avere una base in più. Allora, gente, fatemi dire che con questo nuovo lavoro ho fatto tanto shopping, devo dire la verità. Principalmente proprio per il lavoro, per avere le cose giuste da poter mettere, perché non vi dirò dove lavoro, però vi dico che comunque è una multinazionale. Lavora con una bella fetta di mercato. Diciamo che è una bellissima esperienza che sto affrontando, perché sto imparando cose che, anche se ha a che fare parecchio con quello che io ho studiato, e sto imparando cose che a livello sia di mercato, vendite, non sapevo. Assimilate tante di quelle cose che arrivate la sera a casa che siete cotti, però vi dà una carica d'energia e voglia di imparare che è assurdo. È vero, gente, cioè quando trovate il lavoro che vi piace potete starci anche le ore, ma vi piacerà, quindi non sarete mai stanchi. Dalla Prism di Anastasia Beverly Hills, guardate quanto è bella questa palette, voglio stare attenta a non sporcarla. Vado a costruirmi una mia base, più che altro di sfumatura, e poi giocherò con i colori. Questo qui. Ma guardate quanto scrive! Cioè, mamma mia, adoro, adoro. Ne parlavo con Lidia tempo fa. Io non è che amo avere tanti trucchi, io amo vedere i colori. Cioè, io quando vedo un set così di colori impazzisco. Anche per questo io penso che ho fatto pittura e poi grafica, perché giocare con i colori è una cosa che adoro, e adoro vedermi questi set di colori che io amo vedere giocarci. Guardate, io poi sto andando cauta, gente, perché Anastasia Beverly Hills colora tantissimo. Adesso poi ho visto che ha fatto uscire la palette con i colori naturali, che io, gente, me la compro. Non me ne fotte un merito, cavolo. Io me la comprerò. Vado a prendere leggermente un po' di Aiden e la vado a mettere giusto qui all'inizio proprio della piega. Adoro. Cioè, è già cambiato, vedete? Da poco io sto seguendo Christian. È questo ragazzetto fantastico che mi fa morire. Ed è molto bravo, è molto molto bravo. È molto competente, si vede. A lui è arrivata quella palette e vi assicuro, come dice lui, avere dei marroni di Anastasia Beverly Hills e soprattutto avere quei colori, perché sembrano scontati ma non lo sono, sono fantastici. Cioè, vi assicuro, io mi sono innamorata del colore marrone scuro, che è un terra di Siena scurissimo. Quella palette sarà mia. Allora, vado a prendere Huda Beauty. Ta-da! Guardate che bella. Vado a prendere intanto lui. Vado molto cauta, perché anche Huda Beauty ha una scrivenza fenomenale, eh? C'è da dire che Derek non ha molto sentito questa cosa di me che lavoro, eh? Quando torno a casa io, amore della mamma, vieni qua, e lui va in cucina, quindi non è che gli freghi tanto se ci sto o non ci sto. Vado a prendere questo benedetto Borgogna, perché io amo. Ma dove? Allora, andiamo. Figo! Vedete? Cioè, io mi sto costruendo già la sfumatura, eh? Mi piace. Poi contate che mi sto rendendo conto che il pennello lo preleva veramente bene, eh? Che figo. No, no, gente, mi piace. Guardate che figo. Proprio un bel borgogna. Guardate che figo. La scrivenza è qualcosa di fantastico. Come vedete, ho allungato anche qui la linea. Adesso vado a mettere l'unico ombretto glitterato. Lo vado a prendere con le dita, perché mi sono resa conto che con le dita ha una resa migliore.
Guardate che roba, mamma mia, voi non potete capire. Quando vi dico che sono come burro, si stendono che è una meraviglia. Vado a prendere un pochino di questo scuro. Mamma mia, gente. E lo vado a lavorare qua con l'occhio aperto, proprio perché così so che posso andare oltre. Vado a prendere lui questo ombretto di MAC che io amo, che è I Like to Watch, vedete? E lo vado leggermente a picchiettare all'inizio. Per completare vado a prendere questo, vado ad applicare prima sotto, non per forza forte, lo vado ad applicare un po' intorno e vado a sfumare. Vado ad applicare l'eyeliner di Kat Von D. Vogliamo ridere? È finito l'eyeliner, cioè non ci credo, ci avrò fatto 8 utilizzi, ma nemmeno. Non capisco perché non mi scrive. Andiamo di matita Avon Super Shock. È la mia matita preferita. Ho utilizzato il pennello angolato, questo di Zoeva. Devo dire per ora buono, perché comunque la matita di Avon, essendo un po' grassa, si può lavorare in questo modo che a me piace tantissimo. Poi vado a mettere il mio long lasting di Kiko all'interno dell'occhio perché è l'unico prodotto che ho messo all'interno, mi rimane veramente tantissimo. Come mascara il mio solito Pupavamp perché amo questo mascara, lo amo. Io gente, cioè non potete capire, mi si è rotto un bracciale di Pandora. Era il bracciale che io teoricamente non ho mai messo. Te l'ho fatto vedere a una commessa e mi ha detto guarda, purtroppo questo non si può fare nulla, anche perché purtroppo non stai più nella copertura della garanzia. Me la so presa in quel posto. Voglio vedere se magari c'è qualche promozione, me lo voglio ricomprare perché mi rode veramente tantissimo. Poi, vabbè, ho scoperto una cosa che non dovevo scoprire: hanno fatto il bracciale oro rosa. Io adoro quei colori e sono tentata di acquistarne un terzo. Quindi, gente, preparatevi. Vado a fare il mio contouring. L'ho divorata, la sto divorando. Io vorrei andare pure alla ricerca di un prodotto simile perché è una terra che mi fa impazzire questa. Niente blush perché c'ho il pennello di là, non mi va di andarla a prendere. Poi sinceramente da quando faccio il contouring mi piace che si vede l'effetto della terra. Superb di MAC. Amo questo illuminante. Guardate. Amo, amo. E vado ad applicare lui. Il nuovo tinta retro matte liquid però semimetallico sempre di MAC. Vedete che è il mio colore di labbra però luminoso. Bene gente, look finito, spero vi piaccia. A me mi piace tantissimo e soprattutto sono contenta di aver provato questa qui. Spero vi sia piaciuto il look e spero di non essere stata troppo disordinata in questo video, però avevo tante cose da raccontarvi, avevo tanta voglia di parlare con voi. Aspetto di sapere la vostra, aspetto che mi seguite su Instagram, aspetto di chiacchierare con voi ovunque e via dicendo. Vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao!